Adesso vi portiamo nel fantastico mondo delle acconciature e quindi ci prendiamo insomma una pausa dagli argomenti più pesanti e insieme a Riccardo Ciccarelli andiamo a vedere come i professionisti del taglio e non solo insomma dei capelli si aggiornano presso lo store, insomma il negozio di Giannini. Sì, Ilaria, noi ci siamo spostati, come puoi vedere ovviamente dalle immagini di Fabrizio Cocchetti, per parlare di un corso di aggiornamento professionale che riguarda ovviamente il settore di coloro che lavorano appunto con i capelli. Le chiedo, Fiorella, intanto se può illustrarci che cosa avviene questa mattina. C'è il taglio, no, al centro di questo incontro. Esatto, il programma di oggi è Taglio Moda. Abbiamo quattro ragazze che verranno trasformate con una tecnica a mano libera di taglio a lame, quindi si parla di rasoio e bisturi, sfilatura e scalatura. Per quanto riguarda poi ovviamente intanto con le immagini già cerchiamo di far vedere ai telespettatori che cosa sta avvenendo, noi abbiamo parlato anche nel precedente collegamento fatto alcune settimane fa di corsi di aggiornamento, perché è importante rimanere costantemente aggiornati anche per una professione come questa? È indispensabile soprattutto perché la moda cambia, le nostre clienti hanno bisogno di continui stimoli. E quindi dobbiamo avere sempre delle nuove proposte da poter inserire nel nostro salone per motivare le persone a cambiarsi, a stare meglio con se stesse. Ci spostiamo intanto e andiamo da Giancarlo per farci spiegare che cosa è avvenuto, che cosa appunto sta facendo. Intanto vediamo il risultato del taglio. Giancarlo. Allora, questo era un caschetto, famoso caschetto tradizionale, che è stato convertito in una scalatura, come si dice, convertito sarebbe il frate della Verna, in una scalatura, cosa che sta andando ora molto, quest'epoca del caschetto dei tagli pari comincia a passare e allora noi si cerca in tutti i modi, in qualsiasi testa come quella per esempio che ha capelli delicatissimi, fini, e con una scalatura fatta con un metodo ben preciso si riesce a dargli importanza. La ragazza poi se lo merita questa importanza. Lei invece era tipo Valentina, sai, quel carré della Valentina di Crepax, è stata tramutata in una scalatura molto decisa e la differenza gliel'ha fatta la frangia, che lei ha detto appena ha messo gli occhiali perché non ci vedeva, ha detto boia. Allora sentiamo direttamente se è soddisfatta del taglio. Sì, no, è un cambiamento radicale, però cioè, stupendo proprio, quindi. Tra l'altro non so se con le immagini di Fabrizio Cocchetti io mi sposto per non fare onda, ma alle spalle di Giancarlo abbiamo i due prima del taglio e la ragazza che abbiamo appena intervistato è quella sulla sinistra, quindi prima era così e adesso poi abbiamo visto con i risultati del taglio. Giancarlo, noi parlavamo in apertura con Fiorella dell'importanza dell'aggiornamento anche da un punto di vista proprio professionale, qui all'interno del salone ci sono tanti colleghi che partecipano per rimanere aggiornati, perché dicevamo è fondamentale. Senza l'aggiornamento credo che per un parrucchiere non ci sia speranza. Si deve aggiornare in qualsiasi modo, anche se va a vedere il suo collega accanto, qualcosa porta sempre nel suo bagaglio. Perciò l'aggiornamento penso che sia determinante per andare avanti in questo lavoro. Faccio io una domanda che la scorsa volta riportai dalla collega Ilaria Vanni che conduce da studio. Ci sono, a proposito di novità, qui oggi parliamo di taglio per quanto riguarda la stagione autunno-inverno? Sì, questa scalatura che io ho proposto in tutte e due le versioni, lunga e medio corta, saranno quelle che prenderanno campo durante l'autunno-inverno. Allora ci sarà ovviamente modo anche di vedere altre acconciature anche nel corso. Sì, molto importante. Noi il 29 credo abbiamo un corso del lancio moda, diciamo autunno-inverno, e se venite a noi ci fa piacere. Volentieri accettiamo questo invito. Una domanda da profano, ovviamente non ho nessuna competenza, è più difficile da un punto di vista proprio di lavorazione lavorare con un capello corto o con un capello lungo? No, le difficoltà non ci sono. Se uno sa
gestire bene i propri strumenti, che è il rasoio, le forbici da sfoltire, il bisturi, e il metodo in un certo senso non ha nessuna difficoltà, è un piacere lavorare una testa. Ilaria, se hai domande le riporto volentieri ai nostri ospiti. Senti, io vorrei un attimino giocare, perché hai fatto la domanda, no? Che abbiamo riportato anche l'altra volta, insomma, sulle tendenze. Però dai, sei tu lì a fare il collegamento, io vorrei che Giancarlo ti desse un consiglio sul tuo taglio, si parla di aggiornamento, di novità, dai, possiamo farlo in diretta? D'accordo, allora... Assolutamente, lo domandiamo subito. La collega, poi dopo parlerò io con la collega per questa domanda suggerita, chiede se può con il mio taglio di capelli consigliarmi qualcosa in fatto di aggiornamento. Guarda che non stai per niente male. Ecco, visto Riccardo, ma io questo volevo dirti, che eri al passo. E non si può azzardare più di tanto, perché diventerebbe pacchiano, no? Invece vai bene così. Oh, allora, se ho il nulla osta da parte di Giancarlo Giannini, direi che posso essere tranquillissimo. Hai visto, infatti, prova superata. No, era la collega che in maniera simpatica cercava appunto di stimolare una domanda, visto che sa che non è il mio settore di competenza. No, benissimo così. Perfetto. Ringraziamo Giancarlo e Fiorella Giannini per la loro ospitalità e per averci anche aiutato a capire quelle che sono le nuove tendenze e soprattutto l'importanza degli aggiornamenti da un punto di vista professionale. A te, Ilaria. Grazie Riccardo, grazie anche per la simpatia, insomma cerchiamo giocare anche con questa situazione, insomma sicuramente ci fa piacere parlare di moda come spesso facciamo. Grazie a Riccardo Ciccarelli, adesso noi diamo la parola a Diego D'Ippolito, è pronto con i suoi ospiti per Spunti e Spuntini Talk.